noi non siamo i nemici del popolo, noi siamo quelli che danno supporto alla gente. A cominciare dalla spesa sociale, a cui io sono andato in giro per tutti i 2 anni senza avere paura, perché la gente... Scusatemi. Perché la gente non poteva mangiare e io me ne andavo in giro a raccogliere e a portare. Questo l'ho fatto con piacere perché ci credevo. Nel 2017 mi sono imbarcato nell'occupazione dello sgarrupato e ne sono ancora il presidente. E alla fine mi sento dire da questa amministrazione che quello che noi facevamo era illegale. Non lo so, questa illegalità dove l'hanno vista e trovata. Non lo so perché poi sono anche, non sono molto occupato purtroppo, sono solamente un ex operaio. Signori, non ho più altro da aggiungere. A noi ci è stato contestato il fatto che abbiamo portato la spesa sociale a più di 300 nuclei familiari. Ok, va benissimo, ma l'amministrazione centrale dov'era? È successo che è arrivata una comunicazione di revoca da parte del Comune di una convenzione stipulata 1 anno e mezzo fa per le attività completamente volontarie che si svolgono nello sgarrupato e nell'età beta, le stanzette sono intorno al parco sociale Ventaglieri e di conseguenza diciamo una sorta di preavviso di sgombero. Ci tengo a dire che questa storia non comincia come nel racconto burocratico 1 anno e mezzo fa, lo sgarrupato di suo preesiste da circa 7 anni. Ma in generale questa rete di realtà, di esperienze, di associazioni e fa parte di una storia, e alcuni di noi anche personalmente, che ha letteralmente costruito il Parco Sociale Ventaglieri. Perché quando 25 anni fa, quando si cominciò a muoversi rispetto al Parco Sociale Ventaglieri, il parco stesso era inesistente, la parte superiore era il cortile dell'ex istituto per i ciechi ed era una discarica chiusa e inaccessibile, la parte inferiore era fondamentalmente un rudere da cui il nome sgarrupato, diciamo nome nomen, le scale mobili erano immobili e tutto questo è stato strappato, diciamo, al degrado e all'abbandono da anni e anni di battaglie, 10 anni solo per far funzionare correttamente le scale mobili, per imporre che il giardino e il parco finisse nei piani di riqualificazione, in alcuni casi operando la riqualificazione noi stessi, trovando i soggetti per farlo, come nel caso del campo di calcio, che infatti ha le stimmate dello Spartak San Gennaro, l'esperienza di calcio popolare che noi facciamo con ragazzini i quali non potrebbero permettersi una scuola calcio. E oggi portiamo in piazza la nostra vertenza, cioè la vertenza dello sgarrupato e dell'età beta, ma una vertenza che si siede a tavolo con tutte le altre, cioè con il Gridas, con la biblioteca, con tutti quegli spazi che attualmente sono sotto attacco. Per cui sì, è vero che noi siamo tanti spazi in diversi territori, però fondamentalmente siamo una cosa, cioè siamo abitanti che hanno preso coscienza del fatto che le politiche sociali in questa città non funzionano e si sono attivate all'interno dei territori, partendo dal basso, mettendo a disposizione competenze, tempo e professionalità a titolo gratuito. E alla Marciani di vivere una settimana insieme a noi, di vedere ciò che noi facciamo per il quartiere, per i ragazzi, perché quello sarebbe molto molto interessante, capire come funziona il nostro territorio, quali sono i ragazzi che noi diamo un supporto, gli aiuti che noi diamo alle persone, gli sportelli che noi abbiamo in questo polo giovanile, che sono tantissimi. Noi abbiamo quello che oggi è diventato un evento veramente, si può dire quasi nazionale, il Carnevale di Montesanto, che è una cosa bellissima, non nasce in noi, nasce da una serie di, come dire, di rapporti, una serie di, una rete enorme che c'è con le associazioni che stanno sul territorio. La Marciani evidentemente questo non lo sa. Ovviamente non abbiamo l'ambizione né il desiderio di doverci sostituire alle istituzioni, ma evidentemente c'è un vuoto che è sistemico e che è sempre più importante da colmare nel momento in cui tante donne si sono interfacciate a noi, nonostante questo sportello sia molto giovane. Questo ci dà la misura del fatto che esiste un'assenza, e non solo esiste un'assenza, questa amministrazione nella sua ovviamente incompetenza non ha fatto altro che ostacolarci. Perché lì dove c'è un gruppo di persone che si organizza dal basso per in qualche modo sopperire a quelle che sono le mancanze istituzionali, non si fa altro che chiedere uno sgombero dello spazio, che poi
diciamo, questo spazio, non immagino a cosa potrebbe servire in questo momento storico a questa amministrazione, perché stiamo parlando di un sottoscala che si trova appunto nelle scale di Montesanto. E io credo che sia un attacco politico bello e buono che questa amministrazione, dopo mesi e mesi di silenzio, a un certo punto si è svegliata e si è reso conto che aveva bisogno proprio di quegli spazi.